La Locanda della Tormenta presenta Conan, la cittadella scarlatta. Buon ascolto. Uno. Nella piana di Shamu, in trappola il leone han preso e le catene gli stringono le braccia. Gridano ai quattro venti con gran squillare di trombe. Gridano: «Il leone ormai è chiuso in gabbia!» Ma guai alle città di fiume di pianura se ancor mai il leone camminerà maestoso. Antica ballata. Il frastuono della battaglia era cessato. Le urla dei vincitori si confondevano con i gemiti dei moribondi. Come foglie variopinte dopo un temporale d'autunno, i caduti ricoprivano la pianura. Il sole al tramonto brillava sugli elmetti bruniti, sulle cotte di maglia dorate, sui pettorali d'argento, sulle spade spezzate e sulle pieghe dei pesanti stendardi reali caduti in pozze di sangue coagulato. I cavalli e i loro cavalieri vestiti d'acciaio formavano mucchi silenziosi sui quali la brezza passava agitando criniere e pennacchi macchiati dalla stessa marea scarlatta. Fra i mucchi e tutt'attorno, simili ai resti di una tempesta, erano disseminati corpi mutilati e calpestati con elmetti d'acciaio e giustacuori di cuoio. Erano gli arcieri e i picchieri. I corni d'avorio suonarono una fanfara di trionfo che echeggiò per tutta la pianura e gli zoccoli dei vincitori calpestarono i corpi dei vinti, mentre le linee disperse convergevano come tanti raggi di una ruota scintillante nel luogo dove l'ultimo superstite continuava un'impari battaglia. Quel giorno Conan, re di Aquilonia, aveva visto il fior fior della sua cavalleria fatto a pezzi e maciullato dai colpi dei nemici e spazzato via per sempre. Con 5.000 cavalieri aveva attraversato il confine meridionale di Aquilonia ed era penetrato nelle erbose praterie di Ophir per incontrarsi con il suo precedente alleato, il re Almarus di Ophir, unitosi alle milizie di Strabonus, re di Kot, contro di lui. Troppo tardi si era accorto della trappola. Tutto ciò che un uomo poteva fare, egli l'aveva fatto, insieme ai suoi 5.000 cavalieri, contro i 30.000 tra cavalieri, arcieri e picchieri dei cospiratori. Non disponendo di arcieri né di fanteria, aveva lanciato i suoi cavalieri contro l'esercito nemico. Aveva visto i cavalieri avversari, nella loro scintillante armatura, cadere sotto i colpi delle lance. Aveva fatto a pezzi il nucleo centrale, incitato le sue truppe ad attaccare, ma aveva finito per trovarsi chiuso nella morsa delle ali nemiche. Gli arcieri scemiti di Strabonus avevano seminato la strage tra i suoi cavalieri, crivellandoli di frecce che trovavano ogni interstizio delle loro armature e abbattendo i loro cavalli, mentre i picchieri cotiani si lanciavano a trafiggere i caduti. I lancieri in cotta di maglia avevano riformato il centro, rinforzato dai cavalieri sulle ali, e avevano continuato le cariche, spazzando il campo grazie alla sola superiorità numerica. Gli aquiloniani non erano fuggiti, avevano trovato la morte sul campo. Dei 5.000 cavalieri che avevano seguito Conan nel meridione, nemmeno uno lasciò da vivo la piana di Shamu. E ora anche il re era in trappola, circondato dai corpi mutilati dei suoi soldati, con le spalle contro un cumulo di cadaveri, di uomini e di cavalli. I cavalieri Ofiri, in corazza dorata, balzarono oltre i mucchi di cadaveri per colpire la solitaria figura. I tozzi scemiti dalla barba nera e i bruni cavalieri cotiani lo circondarono a piedi. Il clangore dell'acciaio si fece assordante. La figura del re in armatura nera torreggiava in mezzo a quella fiumana di nemici, vibrando colpi come un macellaio che brandisce la mannaia. Cavalli senza cavaliere correvano impazziti sul campo di battaglia. Ai piedi del re si formò un cerchio di cadaveri massacrati. Gli assalitori indietreggiarono davanti alla sua ferocia disperata, ansimanti e lividi. E poi, tra le file urlanti e imprecanti, avanzarono i signori dei vincitori. Strabonus, dal largo volto bruno e gli occhi astuti, Amalrus, snello, perfido, traditore e pericoloso come un cobra,
e quel magro avvoltoio di Zotalanti, vestito solo di una tunica di seta, con i grandi occhi neri scintillanti nel volto da uccello da preda. Si narravano storie tenebrose su quel mago cotiano. Le donne ricciolute dei villaggi settentrionali e occidentali mettevano paura ai bambini pronunciando il suo nome, e gli schiavi erano costretti a sottomettersi, più che con la minaccia dello scudiscio, con quella di venderli a lui. Si diceva che possedesse un'intera biblioteca di libri misteriosi relegati con la pelle di uomini scorticati vivi, e che nei cupi sotterranei scavati nella collina su cui sorgeva il suo palazzo facesse commerci con le potenze delle tenebre, vendendo infelici fanciulle in cambio di orribili segreti. Era lui il vero padrone di Kot. Ora sorrideva freddamente, mentre i re si tenevano a distanza di sicurezza dalla sinistra figura vestita d'acciaio che torreggiava in mezzo ai cadaveri. Davanti a quei selvaggi occhi azzurri che brillavano di un odio mortale, da sotto l'elmetto piumato tutto ammaccato, anche il più audace indietreggiava. Il volto bruno di Conan era reso ancora più cupo dalla collera. La sua armatura nera era ridotta in pezzi e macchiata di sangue. La grande spada era rossa fino all'elsa. In quel momento ogni patina di civiltà era svanita. Era un barbaro di fronte ai suoi vincitori. Conan era cimmero, uno di quei feroci cupi montanari che abitano le oscure e nebbiose terre del nord. Le epiche gesta che lo avevano portato sin sul trono d'Aquilonia ispiravano già un'intera epopea. I re, dunque, si tenevano a una buona distanza da lui, e Strabonus stava incitando gli arcieri scemiti a scoccare le frecce. I suoi capitani erano caduti come grano maturo di fronte allo spadone del cimmero, e Strabonus, avaro di cavalieri quanto lo era di denaro, schiumava per la rabbia. Mazzota scosse la testa. «Prendilo vivo!» «Facile a dirsi!» ringhiò Strabonus, temendo che in qualche modo quel gigante potesse aprirsi un varco fino a loro attraverso le lance schierate. «Chi può prendere viva una tigra mangiatrice di uomini? Per Ishtar, ai suoi piedi giacciono i miei migliori spadaccini! Sono corsi 7 anni e mucchi d'oro per formarli, e adesso giacciono là come carne per i nibbi! Avanti, scoccate!» «Di nuovo no!» scattò Zota, balzando giù da cavallo. E rise gelidamente. «Non hai ancora capito che il mio cervello è più potente di qualsiasi spada?» Avanzò tra le schiere dei picchieri e quei giganti in elmo e brigantina di maglia si ritrassero, timorosi persino di sfiorargli le pieghe della tunica. Né i cavalieri impennacchiati furono meno lesti a farlo passare. Avanzò tra i cadaveri e si trovò faccia a faccia con il re. I soldati guardavano in un lungo silenzio teso, trattenendo il loro respiro. La figura in nero sovrastava minacciosa lo scheletrico mago vestito di seta e la spada ammaccata e stillante sangue era sollevata sulla sua testa. «Ti offro la vita, Conan!» disse Zota con la voce risonante di un crudele giubilo. «E io ti regalo la morte, mago!» disse sprezzante il re, tendendo i possenti muscoli e brandendo con odio feroce lo spadone, pronto a spaccare lo scarno petto di Zota. Ma proprio mentre i soldati stavano per urlare, il mago fece un passo avanti, troppo rapido perché un occhio umano potesse seguirlo, e apparentemente si limitò a sfiorare con la mano aperta l'avambraccio di Conan privo della corazza. La lama cambiò traiettoria e il gigante crollò pesantemente a terra, dove restò immobile. Zota rise silenziosamente. «Prendetelo e non temete! Il leone non ha più le zanne!» Si avvicinarono, fissando meravigliati il leone abbattuto. Conan era rigido come un cadavere, ma i suoi occhi erano spalancati e ardevano di collera imponente. «Che cosa gli è successo?» chiesero a disagio i re. Zota mostrò loro un grande anello di curiosa fattura che portava al dito. Ne premette il bordo interno e un sottile dente d'acciaio dardeggiò come la lingua di un serpente. «È impregnato del loto purpureo che cresce nelle paludi stregate della Stigia meridionale. Il suo tocco provoca una paralisi temporanea. Incatenatelo e buttatelo su un carro.
Il sole è tramontato ed è il tempo di mettersi in marcia per Korshemish! Strabonus si rivolse al suo generale Arbanus. Torniamo a Korshemish con i feriti e un solo squadrone di cavalleria. Voi marcerete all'alba fino ai confini aquiloniani e accerchierete la città di Shamar. Gli Ofiri vi provvederanno di cibo durante il cammino. Vi raggiungeranno il più presto possibile con i rinforzi. Le milizie, cavalieri in armatura, picchieri, arcieri e i servi da campo si accamparono nelle praterie che circondavano il campo di battaglia. E nella notte stellata i due re e il mago, che era più potente di qualsiasi re, marciarono verso la capitale di Strabonus, in mezzo alle truppe palatine, seguiti da una lunga fila di carri carichi di feriti. Su uno di essi giaceva Conan, re di Aquilonia, stretto dalle catene, l'amaro sapore della disfatta in bocca e nell'animo la cieca furia di una tigre intrappolata. Il veleno che aveva paralizzato il suo corpo possente non gli aveva ottenebrato il cervello. Mentre il carro su cui giaceva avanzava rumorosamente attraverso le praterie, ripensava furioso alla sua disfatta. Amalrus aveva mandato un emissario per implorare il suo aiuto contro Strabonus, il quale, così aveva detto, stava attaccando la parte occidentale del suo regno, una lingua di terra che si incuneava tra i confini di Aquilonia e il vasto regno meridionale di Kot. Chiedeva solo un migliaio di cavalieri e la presenza di Conan per sollevare il morale dei suoi sudditi. E Conan ora imprecava tra sé. Nella sua generosità era accorso con un numero 5 volte maggiore di cavalieri. Senza sospettare trappole, aveva cavalcato sino ad Ofir e si era trovato di fronte ai due re, presunti rivali, alleati adesso contro di lui. Il fatto che si fossero mossi con un intero esercito per intrappolare lui e i suoi 5.000 cavalieri dimostrava il valore del cimmero. Una nebbia rossastra gli velava lo sguardo. Il sangue pulsava furiosamente nelle sue vene e alle sue tempie sentiva un battito lancinante. In tutta la sua vita non aveva mai provato una collera più sorda e impotente. Rapidissime e fugaci scene della sua vita gli passavano davanti agli occhi in un panorama popolato di oscure figure che erano sempre lui, vestito in molti modi e nelle più disparate situazioni. Barbaro nudo, spadaccino mercenario in elmo e corsaletto, corsaro su una galea dalla prua adorna di una figura di drago. Una galea che aveva lasciato dietro di sé una scia di sangue e di saccheggi lungo tutte le coste meridionali. E poi capitano di milizia in acciaio brunito su un focoso destriero nero. E infine re su un trono d'oro su cui svettava lo stendardo del leone, con folle di cortigiani e di dame in vestiti variopinti, tutti inginocchiati ai suoi piedi. Ma i sobbalzi del carro lo riportavano invariabilmente a meditare, con furiosa monotonia, sul tradimento di Amalrus e la magia di Zota. La testa quasi gli scoppiava e i lamenti dei feriti lo riempivano di feroce soddisfazione. Non era ancora mezzanotte quando attraversarono il confine Ofirio e all'alba le spire di Korshemish si ersero scintillanti e rosate all'orizzonte meridionale, le snelle torrette sovrastate dalla cupa cittadella scarlatta che da quella distanza appariva come una macchia di sangue nel cielo. Era il castello di Zota. Solo una piccola strada, pavimentata di marmo e chiusa da pesanti portali di ferro, conduceva adesso sulla collina dalla quale dominava la città. I fianchi della collina erano troppo scoscesi per essere scalati. Dalle mura della cittadella erano visibili le ampie strade bianche della città, i minareti delle moschee, negozi, templi, palazzi e mercati. E si potevano vedere pure i palazzi del re, circondati da ampi giardini chiusi da alte mura, rigoglio lussureggiante di alberi da frutta e di fiori, tra cui mormoravano torrenti artificiali e gorgogliavano incessantemente le fontane d'argento. Sopra tutto questo incombeva la cittadella, simile al condor che sta sulla preda, intento alle sue sinistre meditazioni. Le pesanti porte che chiudevano lo spazio tra le immense torri del muro esterno si aprirono cigolando e il re entrò nella sua capitale tra due ali di picchieri, mentre 50 trombe tuonavano il loro saluto. Ma le folle non sciamarono lungo le bianche strade per gettare rose sotto gli zoccoli dei vincitori.
Strabonus aveva preceduto l'esercito per dare notizia della battaglia, ma la gente, che si era appena destata per iniziare il lavoro quotidiano, guardò a bocca spalancata il re che tornava con quel piccolo seguito ed era in dubbio se questo preannunciasse la vittoria o la disfatta. Conan, che si era lentamente riavuto, allungò il collo per sbirciare le meraviglie della città che veniva chiamata la Regina del Sud. Si era ripromesso di attraversare le porte cesellate d'oro alla testa dei suoi squadroni, con lo stendardo reale svettante sulla sua testa. E invece vi entrava in catene e privato della sua armatura, gettato come uno schiavo sul pavimento bronzeo del carro dei conquistatori. L'ironia diabolica della sorte sovrastò la sua furia, ma agli impauriti soldati che conducevano il carro la sua risata parve il brontolio del leone che si desta. Due. Gusci dorati di consunte menzogne che cianciate di diritto divino. La corona a voi fu regalata, ma con il sangue conquistai io la mia. Il trono io ebbi con sudore e lotta, e mai lo venderò, né per promessa di vallate d'oro o per minacce di spietato inferno. La strada dei re. Dentro la cittadella, in una camera con il soffitto a cupola, ricoperto di giaietto cesellato e con arcate traforate su cui erano incastonati bizzarri gioielli neri, aveva luogo uno strano conclave. Conan di Aquilonia, con il corpo sporco del sangue sgorgato dalle ferite non bendate, guardava i suoi catturatori. Ai suoi fianchi stavano una dozzina di guerrieri neri armati di lunghe asce. Di fronte aveva Zota, estesi sui divani Strabonus e Amalrus, in abiti di seta ed oro ornati di gioielli. Giovani schiavi dal corpo nudo stavano riempiendo di vino le coppe, ricavate ciascuna da un unico zaffiro. La presenza di Conan costituiva un forte contrasto. Era nudo, sporco di sangue, le gambe e le braccia strette in catene e nel viso cupo gli occhi azzurri ardevano sotto l'arruffata capigliatura nera che gli ricopriva la fronte. Dominava la scena facendo apparire, con la vitalità primitiva che si sprigionava dalla sua persona, lo sfarzo dei conquistatori come una finzione. E i re, nonostante la loro magnificenza e il loro splendore, erano consci di questo e nel profondo del loro cuore provavano disagio. Solo Zota si mostrava imperturbabile. «Ciò che vogliamo è presto detto, re di Aquilonia! Vogliamo ingrandire il nostro impero!» «E così, maiale, vuoi il mio regno?» «E chi sei tu se non un avventuriero che si è impadronito di una corona sulla quale non ha più diritto di quanto ne abbia un qualsiasi barbaro?» rimbeccò Amalrus. «Possiamo offrirti il giusto compenso!» «Compenso? Il prezzo dell'infamia e del tradimento! Perché sono un barbaro dovrei vendere il mio regno e la sua gente in cambio della vita e di un mucchietto di sudicio oro? Ha! Come siete arrivati sul trono, tu e quel porco dalla faccia nera che ti sta accanto? I vostri padri hanno lottato e sofferto, porgendovi la corona su un piatto d'oro. Ciò che voi avete ereditato senza alzare un dito, tranne che per avvelenare i vostri fratelli, io l'ho ottenuto combattendo! Sedete sul raso e vi ingozzate del vino che il popolo produce con la sua fatica e parlate di diritti divini di sovranità! Bah! Io mi sono arrampicato dagli abissi della barbarie fino al trono e ho versato generosamente il mio sangue, non meno di quello dei miei nemici! Se uno di noi ha il diritto di governare sugli uomini, per Crom, quello sono io! In quale modo avete dimostrato la vostra superiorità su di me? Io trovai Aquilonia tra le grinfie di un maiale uguale a te, uno il cui albero genealogico era vecchio di 1000 anni. Il paese era lacerato dalle guerre fra i nobili e il popolo gemeva sotto l'oppressione e le tasse.
Oggi nessun nobile aquiloniano osa maltrattare anche il più umile dei miei sudditi, e i tributi del popolo sono più bassi che in qualsiasi altra parte del mondo. E voi, invece? Tuo fratello Amalrus regna sulla metà orientale del tuo regno e ti minaccia. E tu, Strabonus, assedi con i tuoi soldati una dozzina o più di castelli appartenenti ai baroni ribelli. I popoli dei vostri regni sono ridotti alla fame per le tasse e i tributi. E voi vorreste saccheggiare il mio? Liberatemi le mani e sporcherò questo pavimento con il vostro cervello! Zota sorrise lugubramente alla vista della collera dei suoi regali amici. Tutto questo, per quanto veritiero possa essere, esula dalla questione. I nostri piani non ti riguardano, Conan. La tua responsabilità cesserà se firmi questa pergamena con la quale abdichi in favore del principe Arpello di Pellia. Ti daremo le tue armi, un cavallo fresco e 5.000 lune d'oro e una scorta fino alla frontiera orientale. Mandandomi là dove ero quando presi servizio nell'esercito di Aquilonia e con l'aggiunta di un tradimento infamante. Arpello, eh? Avevo dei sospetti su quel macellaio di Pellia. Non siete nemmeno capaci di rubare e saccheggiare schiettamente alla luce del sole. Avete bisogno di una scusa, di un pretesto, per quanto fragile essa sia. Arpello afferma di avere sangue reale nelle vene. Così lo usate come scusa per rubare e come satrapo per governare. Ah no, prima voglio vedervi all'inferno. Sei un imbecille, esclamò Amalrus. Sei nelle nostre mani e possiamo avere la corona e la tua vita quando vogliamo. La risposta di Conan non fu né regale né dignitosa, ma istintiva e caratteristica di quell'uomo la cui natura di barbaro non era mai stata soffocata dalla cultura adottata. Egli sputò negli occhi di Amalrus. Il re di Ofir, furioso e oltraggiato, afferrò il suo spadino. Sguainandolo, si buttò sul cimmero. Mazzota intervenne. «Aspettate, vostra maestà! È mio prigioniero! Fatti da parte, mago!» strillò Amalrus, inferocito dal bagliore negli occhi azzurri del cimmero. «Indietro, ho detto!» ruggì Zota, preso da una terribile furia. La sua mano scheletrica uscì dalla manica e gettò una manciata di polvere sul viso stravolto dell'Ofirio. Amalrus lanciò un grido e barcollò, stropicciandosi gli occhi e lasciando cadere la sua spada. Crollò sul divano mentre le guardie cotiane guardavano con espressioni ottuse la scena e Re Strabonus tracannava un'altra coppa di vino sorreggendola con mani tremanti. Amalrus riabbassò le mani e scosse la testa mentre una luce di intelligenza tornava nei suoi occhi grigi. «Ero cieco! Che cosa mi hai fatto, stregone?» «Un semplice gesto per ricordarti chi è il vero padrone!» «Strabonus ha imparato la lezione. Tu impara la tua! Era solo polvere trovata in una tomba astigiana. Se ripeto il mio gesto, rimarrai nelle tenebre per il resto dei tuoi giorni!» Amalrus scosse le spalle, lanciando un velenoso sorriso, e allungò la mano verso la coppa, dissimulando la sua furia e la paura. Abilissimo diplomatico, egli ritrovò in fretta l'equilibrio. Zota si rivolse a Conan, il quale aveva assistito imperturbabile alla scena. Ad un gesto del mago, le guardie afferrarono il prigioniero e marciarono dietro Zota, che uscì dalla camera guidandoli verso un corridoio tutto a svolte, il cui pavimento era fatto di variopinti mosaici e le pareti rivestite di tessuto d'oro con intarsi d'argento. Dal soffitto a cupola traforato pendevano incensieri d'oro che spandevano nel corridoio una nuvola profumata. Svoltarono in un corridoio più piccolo, fatto di giada e di giaietto nero, fiocamente illuminato e imponente, che terminava con una porta d'ottone sulla quale un teschio umano sogghignava orribilmente. Accanto alla porta stava una figura grassa e repellente che faceva tintinnare un mazzo di chiavi. Il capo degli eunuchi di Zota, Shukeli, sul quale si bisbigliavano sinistri racconti. Un uomo in cui l'amore bestiale per le torture aveva sostituito le normali passioni umane.
La porta d'ottone conduceva ad una piccola scala che sembrava addentrarsi nelle viscere della collina su cui sorgeva la cittadella. Il gruppo la discese e si fermò davanti ad una porta di ferro, la cui robustezza sembrava inutile in quel luogo. Evidentemente non poteva aprirsi all'esterno, eppure sembrava essere stata costruita per sostenere l'assalto di arieti da guerra. Shukeli l'aprì e mentre scostava l'enorme portale, Conan notò il disagio che serpeggiava tra i giganti neri che lo sorvegliavano. Nemmeno Shukeli pareva molto a suo agio mentre sbirciava nervosamente nell'oscurità. Oltre la grande porta c'era una grata fatta di grosse sbarre d'acciaio. Era chiusa da un ingegnoso chiavistello che non aveva serratura e si chiudeva solo dall'esterno. Quando il chiavistello veniva tirato, la griglia scivolava dentro il muro. L'attraversarono e si trovarono in un ampio corridoio il cui pavimento, le mura e il soffitto arcuato sembravano ricavati nella roccia. Conan si rese conto di essere profondamente sottoterra, proprio sotto la collina. L'oscurità premeva contro le torce delle guardie come una creatura viva ed intelligente. E legarono il re ad un anello conficcato nel muro di pietra. Sulla sua testa, in una nicchia, posero una torcia che illuminava fiocamente un semicerchio di pavimento. I neri erano ansiosi di andarsene, mormoravano tra sé e lanciavano timorose occhiate verso le tenebre. Sota fece loro cenno di uscire ed essi attraversarono frettolosamente la porta, come temendo che l'oscurità potesse assumere forma tangibile, assalendoli così alle spalle. Sota si voltò verso Conan e il re notò inquieto che gli occhi del mago brillavano nella semioscurità e che i suoi denti parevano le zanne d'un lupo scintillanti nell'ombra. «Addio, barbaro! Devo cavalcare verso Shamar assediata! Tra 10 giorni sarò nel tuo palazzo di Tarantia con i miei guerrieri! Che cosa vuoi che dica alle tue donne prima di privarle della loro serica pelle per farne pergamene su cui scriverò le cronache del trionfo di Zotalanti?» Conan rispose con una pungente maledizione cimmara che avrebbe bruciato i timpani di un uomo normale. Mazzota rise e si allontanò. Conan ebbe un'ultima fugace visione della sua figura d'avvoltoio mentre faceva scivolare la grata. E poi la pesante porta si chiuse con un tonfo e il silenzio cadde come un drappo funebre. Tre. Camminava nell'inferno il leone. Demoni urlanti, oscene cantilene, e ombre minacciose li inseguivano, figure informi e mostri là venivano. Tremò la notte d'uria ed avversione, quando all'inferno camminò il leone. Antica ballata. Re Conan saggiò la robustezza dell'anello e della catena a cui era legato. Aveva le braccia libere, ma si rese conto che nemmeno con la sua forza d'acciaio poteva spezzare quei ceppi. Gli anelli della catena erano spessi come un pollice e una fascia d'acciaio, larga quanto la sua mano e spessa mezzo pollice, gli circondava la vita. Il semplice peso di quei ceppi avrebbe già ucciso un uomo più debole di lui. I lucchetti che chiudevano fascia e catena erano talmente massicci che nemmeno un maglio avrebbe potuto spezzarli. E l'anello era certamente incastrato nel muro e assicurato dall'altra parte. Conan imprecò e il panico lo pervase mentre guardava l'oscurità che premeva contro il semicerchio di luce. Tutti i timori superstiziosi del barbaro abitavano nella sua anima, inviolata dal raziocinio dell'uomo civile. La sua immaginazione primitiva popolava l'oscurità del sotterraneo di sinistre figure. Inoltre, la ragione gli diceva che non era stato portato in quel luogo semplicemente per essere tenuto prigioniero. I suoi catturatori non avevano motivo di risparmiargli la vita. Era stato gettato in quei sotterranei per una ben determinata condanna.
si maledì per non aver accettato l'offerta, ma la sua coscienza si rivoltò a quel pensiero. Ed egli si rese conto che anche se avesse avuto una seconda possibilità, la sua risposta sarebbe stata la stessa. Non avrebbe venduto i suoi sudditi al macellaio. Eppure, quando si era impadronito del regno, non aveva avuto altro pensiero che il profitto personale. I sentimenti di responsabilità di un monarca nei confronti dei suoi sottomessi si insinuano a talvolta persino nel cuore di un predone dalle mani insanguinate. E Conan ripensò all'ultima orribile minaccia di Zota e provò una sorda collera, ben sapendo che non si trattava di semplice vanteria. Uomini e donne erano per il mago meno importanti di quanto fossero gli insetti per lo studioso. Le morbide mani bianche che lo avevano accarezzato, le rosse labbra che avevano baciato le sue, i delicati corpi che avevano tremato sotto i suoi baci selvaggi, sarebbero stati spogliati della loro pelle, bianca come l'avorio e rosea come i petali di primavera. Dalle labbra di Conan sgorgò un urlo così spaventoso e inumano nel suo furore che un eventuale ascoltatore si sarebbe meravigliato nello scoprire che proveniva da una gola umana. Gli echi di quell'urlo lo spinsero al silenzio e lo riportarono bruscamente alla realtà della sua situazione. Fissò inquieto l'oscurità e gli vennero alla mente i sinistri racconti che aveva udito fare sulla crudeltà del negromante Zota. Un brivido di gelo gli corse lungo la schiena quando intuì che quelle dovevano essere le stanze degli orrori di cui si parlava nelle leggende, i sotterranei e le segrete entro i quali Zota compiva orribili esperimenti su esseri umani, animali e, si mormorava, demoni, lavorando sacrilegamente sugli elementi base della vita stessa. La gente diceva che il folle poeta Rinaldo avesse visitato quegli abissi e ne avesse visto tutti gli orrori e che i mostri innominabili che popolavano il suo carme, la canzone dell'abisso, non fossero semplici fantasie di un cervello malato. Quel cervello era quello fracassato dall'ascia di Conan la notte in cui il re aveva dovuto lottare contro gli assassini che il folle menestrello aveva condotto nella sua stanza del palazzo. Ma le parole di quella sinistra ballata risuonavano spaventosamente negli orecchi del re. Stava pensando a ciò quando fu raggelato da uno strisciare, un suono agghiacciante per ciò che faceva sospettare. Teso fino allo spasimo, rimase in ascolto. Una mano di ghiaccio gli accarezzava la schiena. Era l'inconfondibile suono prodotto da squame che strisciano sulla pietra. Un gelido sudore gli imparlò la pelle, mentre oltre l'anello di luce si delineava una forma indistinta e colossale, terribile persino nella sua vaghezza. L'essere si sollevò oscillando lievemente e due occhi giallognoli ardenti lo guardarono gelidamente dall'ombra. Lentamente un'enorme testa cuneiforme si erse davanti ai suoi occhi dilatati e l'oscurità vomitò infine le viscide spire ricoperte di squame di un rettile. Era il serpente più grande che Conan avesse mai visto. 25 metri misurava dalla coda puntuta fino alla testa triangolare, che era più grande della testa di un cavallo. Sotto la fioca luce, le sue squame scintillavano con bagliori gelidi, bianche come la brina. Certamente quel rettile doveva essere nato e cresciuto nelle tenebre, poiché i suoi occhi erano dotati di una vista acuta e infernale. Si attorcigliò in spire gigantesche di fronte al prigioniero e la sua enorme testa fu vicinissima al viso dell'uomo. La lingua biforcuta quasi sfiorò le sue labbra, saettando avanti e indietro, e il fetido odore che emanava dal mostro lo fece rivoltare per la nausea. I grandi occhi gialli erano fissati nei suoi e Conan lo guardò di rimando come un lupo intrappolato. Cercò di trattenere il folle impulso che lo spingeva ad afferrare quel collo arcuato e a stringerlo con tutte le sue forze. Forte come un uomo civile, non poteva nemmeno immaginare che aveva spezzato il collo ad un pitone in un infernale duello sulla costa astigiana quando era un corsaro. Ma quel rettile era velenoso. Vide le grandi zanne, lunghe un piede, curve come scimitarre. Da esse colava un liquido incolore che il suo istinto gli diceva essere mortale. Forse avrebbe potuto fracassare quel cranio triangolare con un pugno, ma sapeva che al più piccolo movimento il mostro avrebbe colpito, rapido come la saetta. Non fu per un ragionamento logico che Conan rimase immobile, poiché la ragione gli avrebbe suggerito, vista che ormai era condannato, di spingere il serpente ad attaccarlo e farla finita.
Un cieco istinto selvaggio di sopravvivenza lo teneva rigido come una statua scolpita nel ferro. In quel momento il grande serpente si erse e portò la testa sopra la sua, incuriosito dalla torcia. Una goccia di veleno cadde sulla sua coscia nuda e sembrò al cimmero che un pugnale incandescente gli trapassasse la carne. Lampi di sofferenza gli attraversarono il cervello, ma rimase immobile. Né un guizzo dei suoi muscoli né il battito delle palpebre tradirono il suo dolore, benché quella ferita gli lasciasse una cicatrice che avrebbe portato però fino alla morte. Il serpente lo stava esaminando come per scoprire se c'era vita in quella figura così mortalmente immobile. Poi, improvvisamente e inaspettatamente, la porta, quasi invisibile nell'oscurità, si aprì con uno stridio. Il serpente sospettoso, come tutti gli appartenenti alla sua specie, sfrecciò via con una rapidità incredibile per la sua mole e svanì lungo il corridoio. La porta era aperta. La grata scivolò dalla sua sede e un'immensa figura nera fu incorniciata dalla luce delle torce esterne. La figura entrò furtivamente, chiudendo a metà la grata dietro di sé e lasciando aperto il chiavistello. Quando fu illuminata dalla torcia posta sopra la testa di Conan, questi vide che si trattava di un nero gigantesco e completamente nudo, e con in mano uno spadone e nell'altra un mazzo di chiavi. Il nero parlò in un dialetto della costa, e Conan gli rispose di quell'idioma che aveva imparato quando faceva il corsaro sulle coste di Kush. «Da molto tempo desideravo incontrarti, Amra!» Il nero chiamava Conan con il nome con il quale era conosciuto dai Cusciti, Amra il leone. Il viso sormontato da una criniera lunginosa fu attraversato da un sogghigno animalesco che rivelò le bianche zanne, ma negli occhi mandavano bagliori torvi alla luce della torcia. «Ho rischiato molto a venire qua. Guarda, le chiavi della tua catena. Le ho sottratte a Shukeli. Tu che cosa mi darai in cambio?» Fece tintinnare le chiavi davanti agli occhi di Conan. 10.000 lune d'oro!» rispose il re rapidamente, mentre la speranza gli faceva battere furiosamente il cuore. «Non sono abbastanza!» gridò il nero, e una gioia selvaggia fece brillare il suo viso d'ebano. «Non sono sufficienti per i rischi che corro! I mostri di Zota potrebbero assalirmi e mangiarmi, e se Shukeli scoprisse che gli ho rubato le chiavi mi impiccherebbe! E allora che cosa mi dai?» 15.000 lune e un palazzo a Poitain!» offrì il re. Il nero urlò e si mise a pestare i piedi in un selvaggio accesso di contentezza. «Di più! Io voglio di più! Che cosa mi darai?» «Tu, cane nero! Se fossi libero ti spezzerei la schiena! Shukeli ti ha mandato qui per dileggiarmi?» «Shukeli non sa che sono qui, uomo bianco! Ti conosco da molto, sin dai giorni in cui ero un capo del mio popolo, prima che gli stigiani mi prendessero e mi vendessero al nord. Non ti ricordi del saccheggio di Abombi, quando i tuoi lupi di mare penetrarono nella città? Davanti al palazzo di Re Ajaga, tu uccidesti un capo, e un altro capo riuscì a sfuggirti. Fu mio fratello a morire, e quello che fuggì ero io. Dovrai pagare con il tuo sangue, Amra!» «Liberami e ti darò tanto oro quanto pesi!» Gli occhi rossi mandarono lampi e le bianche zanne scintillarono come quelle di un lupo. «Sì, cane bianco, sei come tutti quelli della tua razza, ma per un uomo nero il sangue non può essere ripagato con l'oro. Ciò che voglio io è la tua testa!» Quest'ultima parola si perse in un tremendo grido che echeggiò più volte. Conan si irrigidì, tendendo quasi senza accorgersi il corpo contro le catene, nel timore di essere sgozzato come una pecora. Poi un orrore ancora più grande lo raggelò. Da sopra le spalle del nero vide una figura orribile scintillare nell'oscurità. «Zota non lo saprà mai! Non scenderà in questi sotterranei prima che i demoni abbiano strappato le tue ossa dalle catene! Avrò la tua testa, Amra!» Il nero tese le gambe nodose e solide come colonne d'ebano e brandì lo spadone con entrambe le mani, mentre i possenti muscoli neri guizzavano alla luce della torcia. E in quell'istante la titanica ombra che era alle sue spalle si spostò in avanti e la testa cuneiforme fracassò il cranio dell'uomo con uno scricchiolio che fece tremare i sotterranei.
Non un suono uscì dalle tumide labbra spalancate. Conan vide la vita fuggire da quei grandi occhi neri con la rapidità con la quale la candela si spegne. Il colpo catapultò il corpo del nero dall'altra parte del corridoio e la figura gigantesca e sinuosa si attorcigliò attorno al cadavere in spire scintillanti, nascondendolo alla vista, ma lo scricchiolio delle ossa spezzate giunse perfettamente alle orecchie di Conan. Poi qualcosa gli fece balzare il cuore in petto. La spada e le chiavi erano cadute dalle mani del nero. Il mazzo giaceva quasi a portata del suo piede. Tentò di piegarsi per afferrarlo, ma la catena era troppo corta. Mentre il folle battito del suo cuore quasi lo soffocava, si tolse un sandalo e afferrò le chiavi con la punta del piede. Poi sollevò la gamba e prese il mazzo, trattenendo a malapena l'urlo di feroce esultanza che gli era salito istintivamente alle labbra. Dopo un rapido armeggio con i robusti lucchetti, fu libero e raccolse da terra la spada e si guardò intorno. I suoi occhi incontrarono solo l'oscurità nella quale il serpente aveva trascinato la cosa maciullata che ricordava vagamente un corpo umano. Conan si diresse verso la porta aperta e rapidamente raggiunse la soglia. Ma un acuto scoppio di risa risuonò nella caverna e la grata si richiuse sotto le sue mani. Un viso, simile a una grottesca maschera demoniaca, lo guardava dalle sbarre. Shukeli, l'eunuco, era venuto a cercare le sue chiavi rubate. Nella sua gioia maligna non doveva aver visto la spada nella mano del prigioniero. Con una terribile imprecazione, Conan colpì rapido come un cobra. La grande spada penetrò tra le sbarre e la risata di Shukeli si spense in un urlo d'agonia. Il grasso eunuco si curvò come se volesse inchinarsi di fronte al suo uccisore e crollò a terra, le tozze mani contratte a trattenere le budella che gli stavano fuoriuscendo dal ventre. Conan ringhiò di feroce soddisfazione, ma era ancora prigioniero. Le chiavi erano inutili, il chiavistello poteva essere aperto solo dall'esterno. Toccò le sbarre, ma si accorse che erano troppo solide per la sua spada. Tentare di spezzarle significava perdere l'unica arma che possedeva. Si avvide che c'erano delle ammaccature su quelle sbarre adamantine, simili alle impronte di incredibili zanne, e si chiese, con un involontario brivido, quali innominabili mostri avessero assalito quell'inferriata. Non c'era che una cosa da fare, cercare un'altra uscita. Presa la torcia posata nella nicchia, avanzò lungo il corridoio, la spada stretta nella mano. Non vide traccia né del serpente né della sua vittima. Solo una grande macchia di sangue restava sul pavimento di pietra. L'oscurità sembrava camminare con passi silenziosi attorno a lui e la sua torcia riusciva a malapena a tenerla lontana. Vide delle bocche oscure aprirsi sull'altro lato del corridoio, ma restò in quello centrale, guardando attentamente davanti a sé, per timore di cadere in qualche pozzo. E improvvisamente udì una voce di donna gemere pietosamente. Un'altra delle vittime di Zota, pensò, maledicendo ancora una volta il necromante e piegando di lato quando seguì quel suono che lo condusse ad una galleria più piccola, umida e scivolosa. Il gemito diveniva più forte a mano che avanzava e sollevata la torcia distinse infine una figura nell'ombra. Si avvicinò, ma fu paralizzato da un improvviso orrore alla vista della forma vagamente umana che si stagliava davanti a lui. Gli instabili contorni facevano pensare ad una piovra, ma i tentacoli appena abbozzati erano troppo corti per la sua mole e la materia di cui era fatta, tremolante come la gelatina, gli provocò la nausea. Da quella gelida massa nauseabonda si ergeva una testa da rospo. Conan si rese conto, con un fremito di disgusto, che il gemito proveniva da quelle oscene e tumide labbra. Il suono si mutò in un disgustoso risolino acuto e gli acquosi occhi del mostro lo guardarono. La massa tremolante si mosse verso di lui. Conan indietreggiò e fuggì lungo il corridoio, non fidandosi nemmeno della sua spada. L'essere doveva essere fatto di materia terrena, ma il guardarlo lo rivoltava e dubitava che un'arma umana potesse ferirlo. Sentì che il mostro si trascinava dietro di lui, lanciando orribili risate. L'inconfondibile nota umana di quel sogghigno fece vacillare la sua ragione,
Era la stessa risata oscena che avevo udito sgorgare dalle grosse labbra delle donne di Shahrazad, la città delle perversioni, quando le fanciulle catturate venivano denudate in pubblico per essere vendute all'asta. Ma quali infernali magie aveva usato Zota per portare alla vita quell'essere innaturale? Conan si rese vagamente conto di aver visto con i suoi occhi una sfida sacrilega e vivente alle eterni leggi della natura. Corse verso il corridoio principale, ma si trovò in una sorta di piccola camera quadrata dove sboccavano due gallerie. Nell'attraversarla percepì la presenza di una qualche figura acquattata sul pavimento, ma prima di riuscire a fermarsi o a balzare di lato inciampò in qualcosa che lanciò un urlo acuto e cadde lungo disteso, mentre la torcia gli sfuggiva dalle mani e si spegneva. Mezzo stordito per la caduta, Conan si alzò e avanzò a tentoni nell'oscurità. Aveva perso il senso dell'orientamento e non era in grado di dire da quale parte si trovasse il corridoio principale. Non cercò la torcia, non avendo alcuna possibilità di riaccenderla, e brancolando nel buio trovò le aperture delle due gallerie e ne scelse una a caso. Camminò a lungo, per quanto non seppe, ma improvvisamente sentì, con il suo istinto di barbaro, l'approssimarsi di un altro pericolo. Aveva provato la stessa sensazione trovandosi al buio sull'orlo di un precipizio. Mettendosi i carponi, avanzò lentamente e poco dopo la sua mano stesa incontrò il bordo di un pozzo che pareva interrompere bruscamente il pavimento della galleria. I fianchi si rivelarono sotto la sua mano scoscesi e scivolosi. Conan stese un braccio e riuscì a fatica a toccarne il bordo opposto con la punta della spada. Avrebbe potuto saltare dall'altra parte, ma non aveva senso fare questo. Aveva preso la galleria sbagliata e il corridoio principale si trovava da qualche parte dietro di lui. Proprio in quel momento percepì un leggero movimento nell'aria. Un soffio di vento proveniente dal pozzo gli scompigliò i capelli. Conan provò un brivido e si disse che quel pozzo doveva essere collegato in qualche modo con l'esterno, ma l'istinto gli diceva che ciò non era possibile. Si trovava dentro la collina, era sotto di essa, molto al di sotto rispetto al livello delle strade della città. E come poteva allora il vento penetrare dall'esterno attraverso quei pozzi e sfoffiare da sotto? Una debole vibrazione pulsava in quel vento spettrale, come un rullo di tamburi che suonano lontanissimi. E un lungo tremito scosse il re di Aquilonia. Si alzò in piedi e tornò indietro, e mentre faceva ciò, qualcosa uscì dal pozzo sorvolandolo. Che cosa fosse, Conan non lo sapeva. Non poteva scorgere nulla in quell'oscurità, ma percepì chiaramente una presenza, quella di un essere intelligente e invisibile che gli passava maleficamente vicino. Fuggì nella direzione da cui era venuto. In lontananza, davanti a lui, c'era un piccolo scintillio rosso. Si diresse quindi verso di esso, e molto prima di rendersi conto che l'aveva raggiunto, andò a sbattere contro un muro e vide la scintilla ai suoi piedi. Era la torcia, senza più fiamma, ma ancora accesa. Cautamente la sollevò e soffiò, riattizzando la fiamma. Vide che la torcia si riaccendeva e mandò un sospiro di sollievo. Si trovava di nuovo nella stanza in cui le due gallerie si incrociavano e poté quindi di nuovo orientarsi. Individuò la galleria attraverso la quale aveva lasciato il corridoio principale e proprio mentre si muoveva verso di essa, la fiamma guizzò vivacemente, come se invisibili labbra vi soffiassero sopra. Di nuovo percepì una presenza e sollevò la torcia per guardarsi intorno. Ma non vide nulla. Eppure sentiva che un essere invisibile e immateriale era liberato nell'aria, una creatura viscida di bava e urlante mute oscenità che non udiva, ma di cui era ben conscio. Brandì violentemente la spada e gli parve di spezzare delle ragnatele. Un gelido orrore lo pervase e fuggì lungo il corridoio, sentendo sulla schiena nuda un fetido alido bruciante. Arrivato nell'ampio corridoio, non avvertì più alcuna presenza, visibile o invisibile che fosse. E continuò a correre, aspettandosi che da un momento all'altro demoni con zanne e artigli si avventassero su di lui dall'oscurità. Le gallerie non erano silenziose. Dalle viscere della terra provenivano suoni che non sono di questo mondo. Erano risatine, urla di gioia demoniaca, lunghi ululati disgustosi e una volta l'inconfondibile schiamazzo di una iena che terminò con sacrileghe urla umane. Udì il tonfo di cauti passi e alle imboccature delle gallerie scorse fuggevoli forme oscure dai contorni mostruosi e disumani.
Gli pareva di camminare nell'inferno, un inferno creato da Zotalanti. Ma le ombre non entrarono nel grande corridoio, benché egli udisse chiaramente il bramoso risucchio di labbra bavose e sentisse su di sé il bruciante bagliore di occhi famelici. E poco dopo scoprì anche il perché. Un suono strisciante alle sue spalle gli fece balzare il cuore in petto ed egli corse nella galleria più vicina, spegnendo la torcia. Lungo il corridoio veniva il grande serpente, appesantito dal suo recente sinistro pasto. Qualcosa al suo fianco uggiulò di paura e balzò via nell'oscurità. Evidentemente il grande corridoio fungeva da terreno di caccia del rettile e gli altri mostri se ne tenevano ben lontani. Per Conan il serpente rappresentava adesso l'orrore minore. Sentiva quasi una sorta di affinità con esso quando ripensava al lamentoso e osceno ridacchiare dell'essere bavoso che era uscito dal pozzo. Almeno il rettile era fatto di materia terrena, era una morte strisciante, ma minacciava soltanto di annientamento fisico, laddove quegli altri orrori minacciavano tanto il corpo quanto l'anima. Quando Conan lo vide passare oltre, lo seguì a una distanza che si augurava era di sicurezza, attizzando così nuovamente la torcia. Non aveva fatto molti passi quando gli parve di udire un fioco gemito provenire dalla nera imboccatura di una galleria vicina. La prudenza gli suggeriva di non fermarsi, ma la curiosità lo portò lo stesso nella galleria. Sollevò la torcia, che ormai era ridotto ad un frammento, ma non vide nulla di mostruoso. Eppure ciò che vide era inatteso. Stava guardando in un'ampia cella, una parte della quale era chiusa da sbarre che partivano dal pavimento e finivano nel soffitto, conficcandosi saldamente nella pietra. Dietro le sbarre c'era una figura che nell'avvicinarsi divenne un uomo, o l'esatta riproduzione di un uomo. Attorno al suo corpo si intrecciavano i tralci di una robusta pianta rampicante che sembrava crescere dalla solida pietra del pavimento. Aveva foglie bizzarramente appuntite e fiori cremisi privi del rosso satinato dei petali naturali, colorati da una sfumatura livida e innaturale che faceva apparire la pianta una caricatura perversa di vita vegetale. I rami flessibili, avvinghiati attorno al corpo nudo dell'uomo, sembravano accarezzare le sue membra contratte con avide braccia bramose. Un fiore più grande pendeva proprio sulla bocca dell'infelice. Un fioco gemito che non aveva nulla di umano sgorgava dalle sue labbra. La testa si torceva a destra e a sinistra, come per un'insopportabile sofferenza, e gli occhi guardavano Conan. Ma non c'era luce di intelligenza in essi. Erano vacui, vitrei. Erano gli occhi di un idiota. Ora il grande fiore cremisi si abbassò e premette i suoi petali contro le labbra contorte. Il corpo del poveretto si torse per il dolore. I tralci della pianta rabbrividirono come se fossero in estasi, vibrando per tutta la loro sinuosa lunghezza, e furono percorsi da sfumature cangianti. Il loro colore si fece più scuro e più velenoso. Conan non capiva ciò che vedeva, ma si rese conto che stava assistendo ad una scena d'orrore. Uomo o demone che fosse, le sofferenze del prigioniero toccarono il cuore impulsivo di Conan. Cercò un'entrata e scoprì una grata tra le sbarre, chiusa da un pesante chiavistello. L'aprì con una delle chiavi del mazzo ed entrò. Immediatamente i lividi petali si aprirono come il cappuccio di un cobra e i tralci si tesero minacciosi, mentre l'intera pianta ondeggiava verso di lui. Non si trattava di una pianta naturale cresciuta spontaneamente. Conan avvertiva una strana maligna intelligenza. La pianta poteva vederlo e percepì il suo odio emanare verso di lui in onde quasi tangibili. Facendosi cautamente più vicino, individuò il tronco, un gambo molle e disgustoso più spesso della sua coscia, e proprio mentre i lunghi tralci si arcuavano verso di lui con un fruscio di foglie e un sibilo, brandì la spada e tagliò la pianta con un solo colpo. Il disgraziato prigioniero fu scagliato di lato e l'enorme pianta sferzò il suolo come un serpente decapitato, arrotolandosi in un'enorme palla irregolare. I tralci si contorsero e sferzarono l'aria, le foglie tremarono e scoppiettarono come nacchere, mentre i petali si aprivano e si chiudevano convulsamente. Poi l'intera massa cadde a terra mollemente, i vividi colori impallidirono e si attenuarono, e un liquido bianco e rivoltante trasudò dal gambo spezzato.
Conan guardava come preso da un incantesimo. Poi un suono lo fece voltare, con la spada sollevata. Il prigioniero si era alzato in piedi e lo osservava. Conan rimase a bocca aperta per la meraviglia. Gli occhi, in quel volto esausto, non erano più vacui. Neri e pensosi brillavano di intelligenza e l'espressione di imbecillità era caduta dal volto come una maschera. La testa dell'uomo era piccola e ben modellata, con una fronte alta e superba. L'intera costituzione dell'uomo era aristocratica, tanto nell'alta e snella ossatura quanto nei piccoli piedi ben fatti e nelle mani. Le prime parole che pronunciò suonarono strane e stupefacenti. «In che anno siamo?» «È il 10° giorno del mese di Yuluk, anno della gazzella!» «Yakolanishtar! 10 anni! Tutto è ancora confuso! Dopo 10 anni di vuoto, la mente non può funzionare subito! E chi sei tu?» «Conan, una volta di Cimmeria, e ora re di Aquilonia!» «Davvero? E Numedide?» «Lo strangolai sul trono, la notte in cui presi la città reale!» Una certa ingenuità nella risposta del re richiamò un sorriso sulle labbra dello sconosciuto. «Vi chiedo scusa, vostra maestà! Devo ancora ringraziarvi per il servizio che mi avete reso! Sono come un uomo che si è appena svegliato da un sonno più profondo della morte, turbato da incubi di sofferenza più feroci dell'inferno! Ma capisco che siete stato voi a liberarmi! Ditemi, perché avete tagliato il gambo della pianta Yotga invece di strapparla alle radici?» «Perché da molto tempo ho imparato a non toccare ciò che non capisco!» «Buon per voi! Se l'aveste strappato, vi sareste ritrovato di fronte a cose avvinghiate alle radici che nemmeno la vostra spada avrebbe potuto vincere! Le radici della Yotga sono piantate nell'inferno stesso!» «Ma chi siete voi?» «Gli uomini mi chiamano Pelias!» «Come? Pelias, il rivale di Zotalanti, il necromante scomparso dalla faccia della terra 10 anni or sono?» «Non proprio dalla terra! Zot ha preferito tenermi vivo in ceppi più dolorosi del ferro rugginito! Mi ha rinchiuso qui con quel fiore infernale, i cui semi, scesi dai neri universi di Yag il maledetto, hanno trovato fertile terreno nella putrefazione di larve di cui ribollono i pavimenti dell'inferno! Non ricordavo più la mia magia, né le parole e i simboli del mio potere magico! Poiché quel demoniaco essere avvinghiato a me si beveva la mia anima con le sue disgustose carezze. Ha succhiato il contenuto della mia mente giorno e notte, lasciando il mio cervello vuoto come una caraffa di vino rotta. 10 anni! Ishtar ci protegga!» Conan non replicò, ma rimase immobile con il frammento di torcia in una mano e la spada nell'altra. Quell'uomo doveva essere matto. Eppure non c'era follia negli strani occhi neri che lo guardavano così tranquillamente. «Ditemi, lo stregone è a Korshemish!» «Ma no, non c'è bisogno che rispondiate! I miei poteri cominciano a risvegliarsi e io vedo nella vostra mente una grande battaglia e un re preso in trappola per un tradimento! E vedo Zotalanti che cavalca veloce verso Tibor con Strabonus e il re di Ophir! E tanto meglio! La mia arte è ancora troppo debole per il lungo sonno per poter combattere così contro Zota. Ho bisogno di tempo per ritrovare le mie forze, per ricordare tutti i miei poteri magici. Adesso usciamo da questi abissi!» Conan fece tintinnare scoraggiato le chiavi. «La cancellata che chiude la porta esterna è assicurata con un chiavistello che si può aprire solo dal di fuori. C'è qualche altra uscita?» «Solo una che nessuno di noi due desidera usare, poiché porta giù e non in su. Però non importa. Vediamo questa cancellata!» Si mosse lungo il corridoio con passo incerto, ma gradualmente le sue gambe, per tanto tempo non usate, si fecero più sicure. Dietro di lui Conan disse a disagio: «C'è un serpente enorme che striscia in questa caverna. Facciamo attenzione a non cadergli proprio in bocca!» «Mi ricordo di lui! Fui costretto ad assistere mentre 10 dei miei seguaci gli venivano dati in pasto. È Sata, il vecchio, capo di tutti i mostriciattoli di Zota. Zota ha scavato queste caverne con il solo scopo di alloggiare i suoi mostri? Non sono state scavate da lui. Quando la città fu fondata 3000 anni fa, le rovine di una città ancora più antica furono scoperte sulla collina e attorno ad essa.
Re Kossu, il fondatore, costruì il suo palazzo sulla collina e durante gli scavi di alcuni sotterranei si imbatté in un'arcata chiusa da un muro. Lo fece abbattere e scoprì queste caverne, pressoché uguali a come le vediamo ora. Ora il suo gran visir vi fece una morte tanto orribile che Kossu, impaurito, fece richiudere l'entrata. Disse che il visir era caduto in un pozzo, ma i sotterranei erano ormai terminati e lui abbandonò poco dopo anche il palazzo, edificandone un altro alla periferia della città. Ma fuggì anche da quello preso dal panico, scoprendo un mattino una muffa nera sul pavimento di marmo della sua camera. E partì con la corte verso la parte più orientale del suo regno e costruì una nuova città. Il palazzo sulla collina non fu più usato e cadde così in rovina. E quando Akuto fece rivivere le antiche glorie di Korshemish, costruì una fortezza al suo posto. Infine Zotalanti edificò la cittadella scarlatta e aprì di nuovo la via ai sotterranei. Qualunque fosse il destino che aveva ucciso il gran visir di Kossu, Zota lo evitò. Non cadde in nessun pozzo, ma discese in uno che aveva scoperto e ne uscì con una strana espressione negli occhi che da allora non l'ha più abbandonato. «Io ho visto quel pozzo, ma preferisco non cercarvi la scienza. Sono un mago più vecchio di quanto gli uomini reputino, ma sono umano!» E Zota, la gente dice che una danzatrice di Shazizar si addormentò troppo vicino alle rovine preumane sulla collina di Dagoth e quando si svegliò si trovò abbracciata ad un demone nero. Da quella empia unione nacque un ibrido che gli uomini chiamano Zotalanti. Conan lanciò un grido acuto e si ritrasse, trascinando indietro il compagno. Davanti a loro si stagliava la grande figura bianca e lucente di Sata, gli occhi pieni di un odio senza età. Conan si irrigidì, pronto ad un attacco senza speranza, a scagliare il frammento di torcia contro quella faccia demoniaca e affidare la sua vita alla spada. Ma il serpente non guardava lui. Fissava, oltre la sua spalla, l'uomo chiamato Pelias, che stava immobile con le braccia conserte, sorridendo. Nei grandi, gelidi occhi gialli, l'odio scemò lentamente, per lasciare posto a uno scintillio di mera paura. Era la prima volta che Conan vedeva un'espressione come quella negli occhi di un rettile. Con un movimento precipitoso, simile all'impeto di un forte vento, il serpente se ne andò. «Che cosa lo ha spaventato?» «Quelli della sua specie riescono a vedere cose che sfuggono agli occhi degli uomini. Tu vedi le mie sembianze mortali, ma lui ha visto la mia anima!» Un brivido gelido corse lungo la schiena di Conan, che si chiese se dopo tutto Pelias fosse umano e non invece un demone dei sotterranei con una maschera umana. Considerò la possibilità di colpire alle spalle il suo compagno, ma erano ormai arrivati alla cancellata che si stagliava nera alla luce delle torce. Il corpo di Shukeli, immobile nella posizione in cui l'aveva lasciato, giaceva in una pozza di sangue coagulato. Pelias rise e la sua risata non fu piacevole ad udirsi. «Per i fianchi d'avorio di Ishtar, chi è il nostro guardiano? Guarda, non è altri che il nobile Shukeli, colui che appese i miei giovani seguaci per i piedi e li scorticò tra scoppi di risa. Dormi, Shukeli! Perché resti così rigido, con il tuo grasso ventre squarciato come quello di un maiale?» «È morto!» mormorò Conan, turbato nell'udire quelle feroci parole. «Morto o vivo, aprirà la porta per noi!» Batté le mani e gridò. «Alzati, Shukeli! Sorgi dall'inferno e alzati dal pavimento insanguinato e apri la porta ai tuoi padroni! Alzati, te lo ordino!» Un orribile gemito risuonò nei sotterranei. Conan sentì i capelli rizzarglisi in testa e un sudore gelido scorrergli lungo le membra. Il corpo di Shukeli si tese e cominciò a muoversi, mentre le grosse mani brancolavano come quelle di un bimbo. La risata di Pelias fu più impietosa di un'ascia affilata. L'eunuco si sollevò barcollando, aggrappato alle sbarre. Conan sentì il sangue farsi di ghiaccio e il midollo diventare acqua nelle ossa. Gli occhi spalancati di Shukeli erano vitrei, vuoti, e dal grande squarcio nel ventre i visceri fuoriuscivano penzolando sul pavimento. L'eunuco, con gesti meccanici, inciampando nelle sue stesse viscere, aprì il chiavistello.
Quando lo aveva visto muoversi, Conan aveva pensato che per un incredibile caso l'eunuco fosse ancora vivo. Ma l'uomo era morto, e morto da ore. Pelias oltrepassò la cancellata e Conan si affrettò a seguirlo, madido di sudore, passando accanto alla terribile figura appoggiata contro la cancellata. Pelias avanzò senza lanciare nemmeno uno sguardo indietro e Conan lo seguì nella morsa di un incubo e preso dalla nausea. Non aveva fatto una dozzina di passi che un tonfo improvviso lo fece voltare. Il corpo di Shukeli era crollato di nuovo mollemente ai piedi della cancellata. «Ha svolto il suo compito e l'inferno si è di nuovo spalancato per lui!» osservò Pelias, mostrando educatamente di non notare il brusco tremito che scuoteva Conan. Lo guidò su per la lunga scala e attraversò la porta d'ottone sormontata dal teschio. Conan teneva salda la spada, aspettandosi a un accorrere di schiavi, ma la cittadella era avvolta nel silenzio. Attraversarono il buio corridoio e arrivarono in quello dove incensieri oscillavano avanti e indietro, emanando il loro incenso. Era deserto. «Gli schiavi e i soldati alloggiano in un'altra parte della cittadella. Questa notte, poiché il loro padrone non c'è, si ubriacheranno di vino e succo di loto». Conan lanciò un'occhiata dalla finestra intarsiata d'oro che conduceva ad un'ampia balconata e proruppe in un'esclamazione di sorpresa nel vedere il cielo blu e stellato. Era appena sorta l'alba quando era stato portato nei sotterranei. Ora era passata la mezzanotte. Non credeva di aver trascorso tante ore sottoterra. Si accorse improvvisamente di aver sete e un selvaggio appetito. Pelias entrò in una camera dalla cupola intarsiata d'oro con i pavimenti d'argento e le pareti di lapislazzuli interrotte dalle arcate traforate di parecchie porte. Con un sospiro Pelias si lasciò andare su un divano ricoperto di seta. «Di nuovo seta e oro! Zota ostenta di essere superiore ai piaceri della carne, ma lui è un mezzo diavolo! Io sono umano nonostante le mie arti nere! Mi piacciono gli agi e le buone vivande. Per questo Zota ha potuto farmi prigioniero. Ero ubriaco. Il vino è una maledizione. Per il petto d'avorio di Ishtar, proprio mentre ne parlo, il traditore è qui. Amico, vi prego, versatemene una coppa. Ah, no, aspettate, dimenticavo che siete un re. Lo farò io». «Al diavolo!» grugnì Conan, riempiendo una coppa di cristallo e porgendola a Pelias. Poi, sollevata la caraffa, beve una lunga sorsata, facendo eco al sospiro di soddisfazione di Pelias. «Quel cane conosce il buon vino! Ma per Crom, Pelias, dobbiamo restarcene qui seduti, aspettando che i soldati si sveglino e vengano a tagliarci la gola?» «Non temete, mio re! Vi piacerebbe vedere se la fortuna assiste Strabonus?» Una fiammata bruciò negli occhi di Conan e il cimmero strinse l'elsa della spada fino ad avere le nocche bianche. «Oh, se l'avessi qui davanti!» Pelias prese un grande globo scintillante da un tavolo d'avorio. «Il globo di cristallo di Zota! Un giocattolo per bambini, ma utile quando manca il tempo di servirsi di una più alta scienza! Guardate dentro, vostra maestà!» Lo posò sul tavolo davanti a Conan. Il re ne scrutò l'interno torbido che si fece più scuro, dilatandosi. Lentamente alcune immagini si cristallizzarono dalla nebbia e dalle ombre. Stava guardando un paesaggio familiare. Ampie pianure correvano sino ad un largo fiume sinuoso, oltre il quale il paesaggio si faceva bruscamente più erto, terminando in un groviglio di collinette. Sulla riva settentrionale del fiume sorgeva una città chiusa da mura e protetta da un fossato che si congiungeva alle due estremità su un fiume. «Per Crom e Shamar, quei cani l'assediano!» Gli invasori avevano attraversato il fiume e le loro tende erano montate nella stretta pianura che separava la città dalle colline. Una fiumana di soldati in cotta di maglia, che la luna illuminava tenuamente, circondavano la città. Frecce e pietre piovevano su di loro dalle torri ed essi indietreggiavano per tornare all'attacco subito dopo. Mentre Conan lanciava un'imprecazione, la scena cambiò. Alte guglie e scintillanti cupole si intravedevano tra la nebbia ed egli vide la capitale, Tarantia, in preda alla confusione. Scorse i cavalieri di Poetaeni in armatura,
i suoi più fedeli sostenitori a cui aveva affidato la città, cavalcare quindi oltre la porta sospinti e fischiati dalla folla che sciamava nelle strade. Vide i saccheggi e le violenze e gli armigeri i cui scudi recavano le insegne di Pellia presidiare le torri e camminare nei mercati. Soprattutto questo, simile ad un'immagine spettrale, vide la nera faccia trionfante del principe Arpello di Pellia. E poi le immagini svanirono. «È così dunque, il mio popolo mi abbandona appena volto le spalle!» «Non è del tutto vero! Hanno saputo che sei morto! Non c'è nessuno che li protegga contro il nemico esterno e la guerra civile! Quindi si affidano al più forte per evitare gli orrori dell'anarchia! Non si fidano dei poetaniani, ricordando le guerre di un tempo! Ma Arpello è là ed è il principe più potente del regno centrale!» «Quando tornerò ad Aquilonia, il suo corpo senza testa marcirà appeso alla ruota!» «Ma prima che tu riesca a raggiungere la capitale, Strabonus sarà arrivato e i suoi cavalieri avranno già devastato il tuo regno!» «È così! Anche se avessi il destriero più veloce, non riuscirei ad arrivare a Shamar prima di mezzogiorno! Una volta là non potrei fare nulla se non morire insieme al mio popolo quando la città cadrà, e basteranno pochi giorni! Da Shamar a Tarantia ci sono 5 giorni di viaggio, anche a far morire i cavalli sulla strada. Prima che possa giungere alla capitale e preparare l'esercito, Strabonus sarà alle porte. Radunare un esercito non è una cosa da nulla. Tutti i miei maledetti nobili si saranno sparpagliati nei loro feudi alla notizia della mia morte, e poiché il popolo ha scacciato Trocero da Poitain, non è rimasto nessuno che possa tenere le avide mani di Arpello lontane dalla corona e dal tesoro. Offrirà il paese a Strabonus in cambio di un finto trono, e non appena Strabonus volterà le spalle, solleverà una rivolta. Ma i nobili non lo sosterranno, e Strabonus avrà un'ottima scusa per annettere apertamente il regno. Oh, Crom, Ymir e Set, se avessi le ali per volare come una saetta Tarantia!» Pelias, che stava tamburellando le dita sul tavolo, si fermò improvvisamente e si alzò come se avesse uno scopo ben chiaro in mente, invitando Conan a seguirlo. Il re, assorto in cupi pensieri, seguì Pelias fuori dalla stanza e lungo una scalinata di marmo intarsiata d'oro che portava in cima alla cittadella, sul tetto della torre più alta. Un furioso vento soffiava nel cielo stellato, scompigliando la capigliatura di Conan. Lontane sotto di loro, le luci ammiccanti di Korshemish sembravano ancora più distanti delle stelle. Pelias appariva in quel luogo come una figura remota e solitaria, emanante una gelida e non umana grandezza. «Essere ignoranti dagli uomini vivono non solo sulla terra e nei mari, ma nell'aria e nei cieli lontani. E per colui che possiede le parole magiche e i segni della conoscenza, essi non sono né pericolosi e né inaccessibili. Osserva, Conan, osserva e non temere!» Alzò le mani verso il cielo ed emise un lungo, strano richiamo che parve echeggiare nello spazio, sempre più tenue e fioco. Ma senza mai scemare, allontanandosi sempre più verso universi ignoti. Nel silenzio che seguì, Conan udì un improvviso battito d'ali e indietreggiò mentre un'enorme creatura, simile ad un pipistrello, si posava accanto a lui. Vide i grandi occhi tranquilli posati su di lui, le gigantesche ali lunghe 12 metri, e vide che non era né un pipistrello né un uccello. «Salite e cavalcate! All'alba, re, sarete a Tarantia!» «Per Crom, è un incubo dal quale mi sveglierò nel mio palazzo di Tarantia! E che ne sarà di voi? Non voglio lasciarvi in mezzo ai vostri nemici!» «Non preoccupatevi per me! All'alba la gente di Korshemish saprà di avere un nuovo padrone! Non dubitate di ciò che gli dei vi hanno mandato! Ci rivedremo sulla piana di Shamar!» Ancora dubbioso, Conan balzò in groppa all'essere e si aggrappò al collo arcuato, convinto di essere preda di un fantastico incubo. L'essere spiccò il volo e le titaniche ali batterono l'aria. Il re, tra le vertigini, vide le luci della città ammiccare lontane sotto di lui. Quattro.
La spada che uccide i re spezza i legami dell'impero. Detto aquiloniano. Le strade di Tarantia erano invase da una folla urlante che scuoteva i pugni e le picche rugginose. Mancava un'ora all'alba dal secondo giorno dopo la battaglia di Shamar e gli avvenimenti si erano succeduti con tale rapidità che la mente di ognuno era come stordita. Per strade note solo a Zotalanti, la notizia della morte del re era arrivata a Tarantia 6 ore dopo la battaglia. Ne era risultata una tremenda confusione. I baroni avevano abbandonato la capitale, galoppando verso i loro castelli per difenderli dai saccheggi dei vicini. Il regno che Conan aveva unificato sembrava adesso vacillare sull'orlo della disgregazione. Popolo e mercanti tremavano per la paura di un ritorno imminente al regime feudale. Il popolo rumoreggiava, chiedendo un re che li proteggesse dalla loro stessa aristocrazia e dal nemico straniero. Il conte Trocero, cui Conan aveva affidato la città, cercò di rassicurarli, ma nel loro irragionevole terrore essi si ricordarono delle passate guerre civili e di come lo stesso conte avesse assediato Tarantia 15 anni prima. La gente vociferava nelle strade che Trocero aveva tradito il re e che si proponeva di impadronirsi della città. I soldati mercenari cominciarono a saccheggiarla, trascinando fuori dalle case mercanti pallidi per la paura e donne terrorizzate. Trocero si abbatté sui saccheggiatori, ricoprendo le strade dei loro cadaveri, costringendo i superstiti a restare nei loro alloggiamenti e arrestando i capi. Ma il popolo continuava a tumultuare, urlando accuse senza senso, gridando che il conte aveva incitato i soldati alla rivolta per i suoi scopi personali. Il principe Arpello si presentò al consiglio, turbato dagli avvenimenti e dichiarandosi pronto ad assumere il governo della città finché non fosse stato scelto un nuovo re, non avendo Conan eredi. Mentre i consiglieri discutevano, i suoi agenti si insinuarono tra il popolo, pronto ad accogliere qualsiasi monarca, e il consiglio, riunito a palazzo, udì la folla inneggiare ad Arpello il Salvatore, e quindi cedette. Trocero rifiutò dapprima di consegnare le insegne dell'autorità, ma il popolo lo ricoprì di urla e di fischi, lanciando pietre e rifiuti contro i suoi cavalieri. Vista l'inutilità di ingaggiare a quelle condizioni una battaglia nelle strade contro gli uomini di Arpello, Trocero scagliò il bastone di comando in faccia al rivale, impiccò i capi delle milizie mercenarie nella piazza del mercato come suo ultimo atto ufficiale e poi abbandonò la città dalla porta meridionale alla testa dei suoi 1500 cavalieri in armatura. Le porte si richiusero dietro di lui e la maschera di affabilità cadde dal viso di Arpello, rivelando così il truce sogghigno di un lupo famelico. I mercenari erano stati fatti a pezzi o si nascondevano nelle loro caserme e i suoi erano gli unici soldati presenti a Tarantia. In sella al suo destriero di guerra nella grande piazza, Arpello si proclamò re di Aquilonia in mezzo al clamore della folla ingannata. Publio, il cancelliere, che si opponeva a quell'atto, fu gettato in prigione. I mercanti, dopo aver salutato con sollievo la proclamazione di un re, piombarono nella costernazione, scoprendo che il primo decreto del nuovo monarca riguardava l'imposizione di un tributo sui commercianti. 6 ricchi mercanti, delegati a protestare davanti al re, ebbero tagliata la testa senza tante cerimonie. Un silenzio sconvolto e attonito seguì all'esecuzione. I mercanti, come loro abitudine, quando si trovano davanti ad un potere che non possono controllare con il denaro, si prostrarono a leccare gli stivali degli oppressori. Il popolo non rimase turbato dal destino riservato ai mercanti, ma prese a mormorare nello scoprire che gli spavaldi soldati di Peglia, ostentando di voler mantenere l'ordine, erano più malvagi dei banditi turoniani. Lagnanze per le loro estorsioni, per gli assassini e le violenze si riversarono su Arpello, il quale alloggiava nel palazzo di Publio, poiché i consiglieri, su cui incombeva la condanna del principe, si erano asserragliati nel palazzo reale e lo difendevano contro i suoi soldati. Publio aveva tuttavia preso possesso del serraglio e delle ragazze di Conan, e quindi queste furono trascinate nei suoi alloggiamenti. Il popolo mormorò alla vista delle bellezze reali che venivano brutalizzate dai soldati vestiti di ferro. Le donzelle poetaniane dagli occhi neri, le snelle fanciulle dai capelli neri di Zamora, Zingara e Ircania e le ragazze brituniane dai capelli biondi, tutte scarmigliate e gementi per la paura e la vergogna, non essendo abituate a tanta brutalità. La notte cadde su una città avvolta dallo stupore e dall'inquietudine.
e prima di mezzanotte una voce si sparse misteriosamente per le strade. I Cotiani avevano riportato la vittoria ed erano arrivati sotto le mura di Shamar. Qualcuna delle misteriose spie di Zota aveva parlato. La paura fece tremare il popolo come un terremoto, tanto che la gente non si chiese nemmeno come avessero fatto le notizie a giungere così rapidamente. Si riversarono contro le porte di Arpello, chiedendogli che marciasse verso sud per ricacciare il nemico oltre il Tibor. Avrebbe potuto astutamente rispondere che il suo esercito non era sufficiente e che non sarebbe stato possibile formare un esercito finché i baroni non avessero riconosciuto la sua proclamazione. Ma era troppo ubriaco di potere e rise loro in faccia. Un giovane studente, Atemides, parlando dalla piazza del mercato, accusò con brucianti parole Arpello di essere uno strumento nelle mani di Strabonus, dipingendo un vivido quadro di quella che sarebbe stata la vita sotto il governo dei Cotiani, con Arpello come satrapo. Prima ancora che avesse finito di parlare, la folla urlava già di paura e di rabbia. Arpello mandò i suoi soldati ad arrestare il giovane. Ma il popolo fuggì con lui, riversando sui soldati un diluvio di pietre e gatti morti. Una scarica di frecce fece indietreggiare la folla e la carica dei cavalieri coprì il mercato di cadaveri. Ma Atemides fu fatto uscire dalla città e mandato a intercedere presso Trocero affinché riprendesse Tarantia e marciasse verso Shamar. Atemides trovò Trocero pronto a tornare a Poitane, all'estremità sud-occidentale del regno. Alle pressanti richieste del giovane rispose che non aveva i soldati sufficienti per riconquistare Tarantia, nemmeno con l'aiuto del popolo all'interno e né per opporsi a Strabonus. Inoltre, gli avidi nobili avrebbero depredato Poitane durante la sua assenza, mentre egli combatteva contro i Cotiani. Poiché il re era morto, ognuno doveva pensare a proteggere se stesso. Stava tornando a Poitane per difenderla come meglio poteva contro Arpello e i suoi alleati stranieri. Mentre Artemides intercedeva presso Trocero, la folla tumultuava nella città con furia impotente. Sotto la grande torre che sorgeva accanto al palazzo reale, il popolo si era assiepato per urlare il suo odio contro Arpello, il quale dalle torrette li derideva mentre i suoi arcieri, allineati sui parapetti, tenevano gli archi incoccati e le dita pronte sullo scatto delle balestre. Il principe di Pellia era un uomo dalla corporatura massiccia e di altezza media, con una faccia bruna e severa. Era uomo di intrighi, ma sapeva anche combattere. Sotto la tunica di seta bordata d'oro e dalle maniche ricamate scintillava l'acciaio brunito dell'armatura. I suoi lunghi capelli neri, arricciati e profumati, erano trattenuti da una fascia d'argento, ma dal fianco gli pendeva uno spadone dall'elsa ingioiellata, che aveva visto molte battaglie e molte campagne militari. «Idioti! Urlate finché volete! Conan è morto e Arpello è il vostro re!» Che importava se tutta Aquilonia era contro di lui? Aveva uomini a sufficienza per difendere le massicce mura della città, aspettando l'arrivo di Strabonus. Ma Aquilonia era divisa. Già i baroni si preparavano a depredarsi a vicenda dai loro tesori. E Arpello doveva tenere a bada solo una folla impotente. Strabonus si sarebbe aperto un varco tra le file disperse dei baroni, rapido come una galea che solca i mari, e Arpello non aveva che da difendere la cittadella reale. «Imbecilli! Arpello è il vostro re!» Il sole stava sorgendo dalle torri orientali. Nel cielo purpureo dell'alba una macchiolina ingrandì come un pipistrello e poi apparì come una grossa aquila. Chi la vide gridò per la meraviglia. E sopra le mura di Tarantia calò una figura che gli uomini conoscevano solo attraverso leggende semidimenticate e dalle sue ali gigantesche scese una forma umana. Poi, con un assordante rumor di tuono, l'essere si allontanò dalla grande torre e la gente sbatté le palpebre chiedendosi se era stato un sogno. Ma sulla torretta stava una selvaggia barbarica figura seminuda, sporca di sangue, che brandiva una grande spada. E dalla moltitudine si levò un urlo che fece tremare persino le torri. «Il re! È il re!» Arpello rimase paralizzato. Poi, con un grido, sguainò la spada e balzò su Conan. Con un ruggito leonino, il cimmero parò il colpo e, lasciata cadere la spada, afferrò il principe per le gambe e il collo, sollevandolo sopra la testa. «Portati i tuoi complotti all'inferno!»
ruggì, scagliando il principe di Pellia come fosse un sacco di sale da un'altezza di 50 metri. Il popolo indietreggiò mentre il corpo precipitava, andandosi a sfracellarsi sul lastricato di marmo. Tra il sangue e i frammenti di cervello, il corpo restò inerte nell'armatura fracassata, simile ad un scarafaggio schiacciato. Gli arcieri sulla torre indietreggiarono, persa ogni fiducia. Fuggirono e i consiglieri assediati uscirono dal palazzo facendoli a pezzi con molta gioia. I cavalieri e gli armigeri di Pellia cercarono scampo nelle strade e la folla si abbatté su di loro. Per un attimo i loro elmetti piumati e i copricapi d'acciaio si agitarono tra le teste arruffate e poi vennero inghiottiti dalla moltitudine che ne fece scempio. Le spade furono selvaggiamente brandite sulla foresta di picche e grida assetate di vendetta si mescolarono a urla di agonia. Su tutto sovrastava la nuda figura del re, la spada ondeggiante su quell'infocata battaglia, le possenti braccia roteanti, e la sua risata fuori di misura sembrava irridere alla moltitudine e ai principi, e persino a lui stesso. Cinque. Un lungo arco, un arco robusto, e che il cielo diventi oscuro! Il dardo incoccato, l'arco è teso, e il re di Kot sia il bersaglio! Canto degli arcieri bossoniani. Il sole del pomeriggio faceva scintillare le placide acque del Tibor che lambivano i bastioni meridionali di Shamar. Gli esausti difensori sapevano che pochi tra loro avrebbero visto il sole sorgere di nuovo. La pianura era punteggiata degli stendardi degli invasori. Il popolo di Shamar non era riuscito a impedire che attraversassero il fiume. Alcune chiatte legate tra loro con catene formavano un ponte attraverso il quale continuavano a riversarsi fiumane di soldati. Strabonus non osava marciare verso Aquilonia finché Shamar alle spalle non fosse stata sottomessa. Aveva mandato i suoi spahi, i soldati della cavalleria leggera, a devastare il paese e dispiegato le apparecchiature di assedio sulla pianura. Aveva messo all'ancora una flotta di barche, fornitagli da Malrus, che si allungava dal centro del fiume sino alla sponda opposta. Alcune erano state affondate dalle pietre lanciate dalle baliste della città e i massi avevano devastato i ponti e fracassato il fasciame. Ma il resto delle barche manteneva la posizione. Arrampicati sui colombieri e nascosti dietro le coperture di protezione, gli arcieri colpivano le torrette oltre il fiume. Erano scemiti, nati, si può dire, con l'arco in mano, e gli aquiloniani non potevano competere con loro. Da lato terra, i mangani facevano piovere macigni e tronchi sui difensori, fracassando tetti e schiacciando uomini come fossero scarafaggi. Gli arieti colpivano incessantemente le mura e gli zappatori scavavano nella terra come tante talpe sotto le torri. Il fosso era stato sbarrato ad un'estremità e, vuotato dell'acqua, era stato riempito di macigni, terra e corpi di uomini e cavalli. Le mura erano circondate da una fiumana di soldati in cotta di maglia che tentava di sfondare le porte, mentre altri lanciavano scale di corda o spingevano contro le mura torrette d'assalto affollate di lancieri. La speranza aveva abbandonato la città. 1500 uomini si trovavano di fronte a 40.000 soldati e in quell'avamposto isolato non giungeva nessuna notizia del resto del regno. Conan era morto, questo urlavano gli esultanti invasori. Solo la robustezza delle mura e il disperato coraggio dei difensori avevano fino a quel momento impedito che la città fosse presa. Ma essa non poteva resistere ancora a lungo. Il muro occidentale era ridotto ad una massa di detriti sopra i quali i difensori combattevano corpo a corpo contro gli attaccanti. Le altre mura erano incurvate e le torri pendevano come uomini ubriachi. Ora gli attaccanti si stavano preparando a sferrare un altro assalto. I corni suonarono e le schiere in armatura avanzarono sulla piana. Le torrette d'assalto, ricoperte di pelle di toro, venivano sospinte rumorosamente in avanti. Il popolo di Shamar vide i pennoni di Kot e di Ofir sventolare fianco a fianco al centro dell'esercito e distinsero tra i cavalieri in scintillante armatura la feroce figura di Amarrus in cotta di maglia dorata e quella tarchiata di Strabonus, protetto da un'armatura nera.
e tra di loro c'era una figura che fece rabbrividire anche i più coraggiosi, una figura scheletrica d'avvoltoio vestita di una leggera tunica. I picchieri avanzarono, sciamando sulla piana come le onde scintillanti di un fiume d'acciaio liquefatto. I cavalieri si mossero al piccolo galoppo, le lance levate, sovrastati dagli stendardi sventolanti. I soldati appostati sulle mura lanciarono un lungo sospiro e affidarono la loro anima a Mitra, stringendo le armi ammaccate sporche di sangue. Ma all'improvviso, il suono di una tromba tagliò quel frastuono. Uno scalpitare di zoccoli sovrastò lo strepito delle milizie avanzanti. A nord della piana, che l'esercito stava adesso attraversando, si stagliava una fila di colline arrampicate a nord e a sud come giganteschi gradini. Giù da quelle colline, simile alla schiuma sospinta dal temporale, si precipitava l'orda degli spai, che avrebbero dovuto devastare la campagna. Curvi sui cavalli, spronavano i loro destrieri, mentre alle loro spalle il sole faceva scintillare l'acciaio di mobili schiere. Scesero dalle alture e furono visibili in pieno. Erano cavalieri in cotta di maglia e su di loro sventolava il grande stendardo del leone di Aquilonia. Gli uomini sulle torri, subitamente eccitati, lanciarono un urlo che squarciò tutto il cielo. Pazzi di gioia, i soldati fecero risuonare le loro spade ammaccate contro gli scudi spezzati e gli abitanti della città, mendicanti laceri e ricchi commercianti, prostitute in tuniche rosse e dame vestite di seta e di raso, caddero in ginocchio per ringraziare Mitra, mentre lacrime di gratitudine rigavano il loro volto. Mentre Arbanus si apprestava a invertire lo schieramento per affrontare l'inaspettata minaccia, Strabonus, urlando frenetici ordini, grugnì: «Le nostre forze sono superiori, a meno che quelli non dispongano di riserve appostate oltre le colline. Gli uomini lungo le torri possono impedire qualsiasi sortita dalla città. Sono poi taniani. C'era da aspettarselo che Trocero avrebbe tentato qualche folle bravata». Amalrus lanciò un grido incerto. «Vedo Trocero, il suo capitano, Prospero! Ma chi è l'uomo che cavalca in mezzo a loro?» «Ishtar ci protegga! È Re Conan!» «Sei pazzo!» strillò Zota, sussultando convulsamente. «Conan è nel ventre di Sata ormai da giorni!» Ma si interruppe bruscamente, fissando feroce i soldati che, avanzando a schiere, sciamavano nella piana. La gigantesca figura in armatura nera intarsiata d'oro che cavalcava sul grande destriero nero sotto lo stendardo svettante era inconfondibile. Un grido di furia felina proruppe dalle labbra di Zota e la sua barba si chiazzò di bava. Per la prima volta nella vita sua, Strabonus vedeva il mago completamente fuori di sé. «Questa è magia! Come ha fatto a fuggire e a raggiungere il regno in tempo per radunare un esercito? Questa è opera di Pelias, che il diavolo se lo porti! Dietro questo c'è il suo zampino! Sia io maledetto per non averlo ucciso quando potevo!» I due re rimasero attoniti nell'udire il nome di un uomo che credevano morto da 10 anni, e il panico che emanava dai loro capi fece tremare i soldati. Tutti riconobbero il cavaliere che cavalcava il nero stallone. Zota avvertì il terrore superstizioso che pervadeva i suoi uomini e la furia vestì di una maschera infernale il suo volto. «Uccideteli! Siamo ancora i più forti! Caricate! Annientate quei cani! Festeggeremo sulle rovine di Shamar questa notte! Per Set!» E sollevò le mani e invocò il dio serpente con parole che riempirono d'orrore persino Strabonus. «Mio signore Set, dacci la vittoria e io giuro che ti offrirò 500 vergini di Shamar morenti nel loro stesso sangue!» Nel frattempo le milizie avversarie erano affluite nella piana. Dietro ai cavalieri c'era una seconda soldatesca di irregolari in groppa resistenti e rapidi cavalli. Smontati da cavallo formarono schiere appiedate. Erano gli imperturbabili arcieri bossoniani e gli abili picchieri di Gundar, i cui fulvi capelli sfuggivano da sotto gli elmetti d'acciaio. Era un esercito eterogeneo, quello che Conan aveva messo insieme nelle furiose ore seguite al suo ritorno nella capitale. Strappati dalle mani della folla inferocita, i soldati di Pellia, che difendevano le mura di Tarantia, li aveva arruolati forzatamente. Poi aveva inviato un veloce cavaliere all'inseguimento di Trocero per farlo tornare indietro. Con quel primo nucleo di soldati aveva cavalcato verso sud, reclutando altri uomini e requisendo cavalcature durante il percorso.
I nobili di Tarantia e dei dintorni della città gli avevano fornito altri uomini e altri ancora ne aveva reclutati nei villaggi e nei castelli che incontrava lungo la strada. Eppure era sempre un ben misero esercito a paragone delle milizie degli invasori, sebbene fosse composto di uomini forti come l'acciaio temprato. Quasi 2000 cavalieri erano con lui, per la maggior parte poetaniani. I mercenari e i soldati regolari al servizio dei nobili leali al re costituivano la fanteria. 5000 arcieri e 4000 picchieri. L'esercito così formato stava ora avanzando in ranghi ordinati, prima gli arcieri, poi i picchieri e dietro di loro i cavalieri che cavalcavano al passo. Arbanus riordinò le sue truppe e l'esercito degli alleati si mosse come una scintillante marea d'acciaio. Gli uomini sulle mura della città guardarono, tremanti, quell'immenso esercito che metteva in ombra le forze dei difensori. Prima venivano gli arcieri scemiti, poi i picchieri cotiani e quindi i cavalieri in cotta di maglia di Strabonus e Amalrus. Le intenzioni di Arbanus erano chiarissime. Intendeva usare la sua fanteria per annientare le truppe di Conan, aprendosi così un varco per sferrare un massiccio attacco con la cavalleria. Gli scemiti scoccarono le frecce da una distanza di circa 500 metri e i dardi piovvero come grandine sui soldati, oscurando il sole. Gli arcieri dell'ala occidentale, addestrati da 1000 anni di guerra senza quartiere contro i feroci pitti, avanzarono imperturbabili, richiudendo i varchi lasciati dai loro compagni caduti. Erano largamente superiori di numero e l'arco di guerra scemita ha una portata maggiore, ma in quanto a precisione di tiro i bossoniani non avevano nulla da invidiare ai loro nemici, anzi erano loro superiori per il morale e la perfezione delle armature. Scoccarono e gli scemiti caddero a frotte. I barbuti guerrieri in corsaletto non erano preparati a sopportare la sconfitta come i meglio equipaggiati bossoniani e si dispersero scagliando per terra gli archi e la loro fuga seminò il panico tra le file dei picchieri cotiani che stavano dietro. Venuto a mancare il sostegno degli arcieri, gli armigeri cotiani caddero a centinaia sotto le frecce dei bossoniani. Se si arrischiavano ad avvicinarsi, trovavano ad aspettarli le lance degli alabardieri. Nessuna fanteria poteva resistere ai gundariani, il cui paese, la provincia più settentrionale di Aquilonia, si trovava solo ad un giorno di cavallo dai confini della Cimmeria, oltre le Marche bossoniane. I gundariani, veri soldati nati e allevati per combattere, erano il ceppo più puro tra i popoli boriani. I picchieri cotiani, inebetiti e decimati, furono fatti a pezzi o fuggirono disordinatamente. Strabonus, infarocito da quell'insuccesso, ordinò ai suoi uomini di andare alla carica. Arbanus, invece, indicò i soldati bossoniani che stavano riformando i ranghi davanti ai cavalieri aquiloniani, i quali avevano tenuto immobili le loro cavalcature durante la mischia. Il generale consigliava una temporanea ritirata per allontanare i cavalieri di Aquilonia dalla copertura degli archi, ma Strabonus era furioso per la collera. Guardò le lunghe file scintillanti dei suoi cavalieri, paragonandoli al manipolo di figure in armature davanti a lui e comandò ad Arbanus di ordinare la carica. Il generale si raccomandò l'anima a Ishtar e soffiò nel corno d'oro. Con un ruggito assordante, la foresta di lance si tuffò e il grande esercito sciamò nella piana, guadagnando impeto mentre avanzava. Tutta la pianura tremò sotto quella tonante valanga di zoccoli e lo scintillio dell'oro e dell'acciaio abbagliò gli osservatori sulle torri di Shamar. Gli squadroni fendettero le file dei picchieri, calpestando amici e nemici insieme e furono accolti da una scarica di frecce scoccate dai bossoniani. Ma si precipitarono innanzi, affrontando l'assalto che disseminava il loro cammino di cavalieri, caduti come le foglie d'autunno. Un altro centinaio di passi e si sarebbero trovati tra i bossoniani, falciandoli come grano. Ma uomini di carne e sangue non potevano sopportare la furia mortale che si scatenò su di loro. Spalla a spalla, ben saldi sui piedi, stavano gli arcieri e scoccavano come un solo uomo, lanciando brevi grida. La prima fila di cavalieri fu spazzata via e quelli che seguivano inciamparono, finendo lunghi distesi sui corpi trafitti dei cavalli e dei loro compagni. Arbanus giaceva a terra, la gola trapassata da una freccia, il cranio fracassato dagli zoccoli del suo cavallo morente. L'esercito era in preda a una totale confusione. Strabonus urlava degli ordini, Amalrus degli altri contrastanti e gli uomini erano paralizzati dal terrore superstizioso che la vista di Re Conan aveva provocato in loro. Mentre le file così si disperdevano, le trombe delle milizie aquiloniane suonarono e le file degli arcieri si aprirono per lasciar passare la terribile carica dei cavalieri di Aquilonia.
Gli eserciti si scontrarono con un impeto che fece vacillare le torri pericolanti di Shamar. Gli squadroni dovettero indietreggiare di fronte a quel cuneo irto di picche che si avventava come una saetta tra le loro file. Le lunghe lance degli assalitori li fecero a pezzi e proprio nel cuore dell'esercito irruppero i cavalieri di Poitain che brandivano le terribili spade a doppia impugnatura. Il cozzo e il clangore dell'acciaio parevano quelli di mille magli che battono su mille incudini. Gli uomini sulle mura, stupefatti e assordati dal rumore, si tenevano aggrappati ai merli e osservavano quel turbinio d'acciaio incoronato dai pennacchi degli elmi che venivano scagliati in alto dalle spade brandite e dagli stendardi che si alzavano e si abbassavano. Amalrus cadde e morì calpestato dagli zoccoli dei cavalli, la spalla tagliata in due fino all'osso dallo spadone di Prospero. Il grosso esercito degli invasori aveva inghiottito i 2000 cavalieri di Conan che penetrarono sempre più nella formazione del nemico, disperdendola, e contro di essi i cavalieri di Kot e di Ophir combattevano invano. Non riuscirono a spezzare le loro file. Arcieri e picchieri, dopo essersi sbarazzati della fanteria cotiana che si era data una disordinata fuga attraverso la pianura, arrivarono ai bordi della battaglia, scoccando all'improvviso e lanciandosi con i coltelli contro le pance dei cavalli, trafiggendo i cavalieri con le loro lunghe picche. In testa, Conan, lanciando il suo feroce grido di guerra, brandiva la pesante spada in luccicanti archi mortali, spezzando elmetti e armature. Cavalcò attraverso l'ampia distesa di nemici in armatura e le file dei cavalieri di Kot si richiusero dietro di lui, isolandolo dai suoi soldati. E Conan menava colpi di qua e di là, rapido come la saetta, irrompendo sui nemici con forza e velocità, finché si trovò di fronte a Strabonus, livido, attorniato dalle sue truppe. In quel punto la battaglia era bilanciata, grazie alla superiorità di numero del suo esercito. Strabonus aveva ancora qualche possibilità di strappare una vittoria dalle mani degli dèi. Quando si trovò davanti al suo acerrimo nemico, lanciò un urlo e si avventò, brandendo selvaggiamente la sua ascia. Essa colpì l'elmetto di Conan, sprizzando scintille, e il cimero così barcollò. Poi la sua spada, lunga 1,5 metri, calò sull'elmo di Strabonus, sbalzandolo di sella. I soldati urlarono e fuggirono. Trocero e le sue truppe si aprirono un varco fino a trovarsi al fianco di Conan e la grande bandiera di Kot fu scagliata a terra. Alle spalle degli invasori sgomenti si sollevarono un possente clamore e un'immensa fiammata. I difensori di Shamar avevano tentato una disperata sortita e dopo aver ucciso gli uomini che stavano accanto alle porte della città avevano invaso il campo degli assedianti, uccidendo i servitori, bruciando tende e padiglioni e facendo a pezzi le armi usate per l'assedio. E questa fu la fine. L'esercito si diede alla fuga e i vincitori inferociti li abbatterono come mosche. I superstiti si diressero verso il fiume, ma gli uomini delle barche, incalzati dalle pietre e dalle frecce dei difensori, tagliarono gli ormeggi e navigarono verso la riva meridionale, abbandonando i compagni al loro destino. Molti riuscirono ad arrivare a riva correndo sulle chiatte che fungevano da ponte. Ma ben presto gli uomini di Shamar recisero le corde che tenevano unite le chiatte e le colarono a picco. E poi la battaglia si trasformò in un massacro. Spinti nel fiume, dove annegarono per il peso delle loro armature o abbattuti lungo la riva, gli invasori perirono a migliaia. Avevano promesso una battaglia senza quartiere e non ottennero a loro volta la grazia. Dai piedi delle collinette fino alle spiagge del Tibor, la pianura era ingombra di cadaveri e sul fiume, arrossato dal sangue, galleggiavano molti corpi. Dei 2000 cavalieri che avevano seguito Conan, solo 500 sopravvissero a mostrare le loro ferite e tra gli arcieri e i lancieri il numero dei superstiti fu persino minore. Ma il grande esercito di Strabonus e di Amalrus fu completamente annientato e ben pochi riuscirono a scampare alla morte. Mentre il massacro continuava lungo il fiume, sulla piana si stava svolgendo l'ultimo cupo atto del dramma. Tra i pochi che erano riusciti ad attraversare il ponte di chiatte, prima che fosse distrutto, c'era Zotalanti, che cavalcava, rapido come il vento, su un destriero dall'aspetto sparuto e misterioso. Nessun cavallo di questa terra avrebbe potuto eguagliare la sua andatura. Calpestando senza pietà amici e nemici, Zota arrivò sulla riva meridionale e si accorse che una minacciosa figura su un grande stallone nero lo stava inseguendo. Le funi erano già state tagliate e le chiatte andavano alla deriva, ma Conan non indietreggiò, balzando di barca in barca come un uomo potrebbe saltare da un banco di ghiaccio all'altro. Zota lanciò un'imprecazione.
Il suo grande destriero compì l'ultimo balzo con un lamentoso nitrito e guadagnò la riva meridionale. Il mago fuggì nella vuota prateria e sulle sue tracce si gettò il re, cavalcando furiosamente con lo spadone brandito che stillava gocce cremisi. Fuggivano preda e cacciatore e lo stallone nero non guadagnò un passo, sebbene corresse come il vento. Cavalcarono nella pallida luce e tra le ombre incerte del tramonto, finché il campo di battaglia non fu più in vista e ogni suono morì alle loro spalle. Poi nel cielo apparve un puntino che crebbe fino alle dimensioni di una grande aquila. Calandosi dal cielo, si abbatté sulla testa del destriero di Zota e l'animale si imbizzarrì, scagliando a terra il suo cavaliere. Il vecchio Zota si alzò guardando il suo inseguitore con occhi da serpente infuriato. Il suo viso era una maschera di furia bestiale. In ciascuna mano aveva qualcosa che mandava bagliori e Conan capì che vi stringeva la morte. Il re smontò di cavallo e avanzò verso il suo nemico, facendo risuonare l'armatura e tenendo sollevata la spada. «Ci incontriamo di nuovo, mago!» «Stai lontano! Ti strapperò la pelle dalle ossa! Tu non puoi farmi nulla! Se mi fai a pezzi, ogni pezzo si ricongiungerà e ti perseguiterò per l'eternità! Vedo lo zampino di Pelias in tutto questo, ma io vi sfido entrambi! Io sono Zota, figlio di...» Ma Conan si avventò con la sua spada scintillante e gli occhi con una fessura guardinga. La mano di Zota si mosse avanti e indietro e il re si tuffò rapidissimo. Qualcosa passò oltre la sua testa protetta dall'elmetto ed esplose dietro di lui, striando il terreno con una fiammata infernale. Prima che Zota potesse lanciare il globo che teneva nella mano sinistra, la spada di Conan gli recise di netto il collo. La testa del mago tracciò un arco stillante di sangue e il corpo decapitato vacillò come ubriaco, crollando a terra. Ma gli occhi selvaggi continuavano a fissare Conan con lo stesso sguardo torvo. Le labbra erano orribilmente contratte e le mani del mago brancolavano come in cerca della testa tagliata. Poi qualcosa calò dal cielo con un rapido battito d'ali. L'aquila che aveva assalito il cavallo di Zota afferrò la testa tra gli artigli e si innalzò nel cielo. Conan rimase inebetito. Dalla gola dell'aquila echeggiava una risata umana, quella di Pelias il mago. Poi accadde una cosa terribile. Il corpo senza testa si alzò da terra, lanciandosi in un'incerta e orrenda corsa sulle rigide gambe, le mani tese e brancolanti, dietro il punto che rimpiccioliva nel cielo oscurato. Conan, immobile come una statua, guardò il cielo, finché la figura svanì tra le ombre porporine che incendiavano la prateria. «Crom! Che il malanno se li porti, loro e le loro rivalità magiche! Pelias mi è stato utile, ma io non ho nessuna voglia di rivederlo. Preferisco una semplice spada e un nemico in carne ed ossa da infilzare. Bah, maledizione! Che cosa non darei per un boccale di vino!» Fine. La Locanda della Tormenta è stata lieta di presentare Conan, la cittadella scarlatta. Grazie per l'ascolto.